Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Andiamo subito a spolliciare con un grandissimo like per questa top 11, che è una rubrica da molti, come sempre richiesta, che già facevo l'anno scorso, ma quest'anno vi porterò una novità. In più ragazzi, vi metterò anche delle alternative, diciamo, meno costose rispetto ai top, perché vi ricordo che la top 11 sono i migliori 11 schierabili per la prima giornata. Quindi non voglio sentire commenti con ma è troppo scontata, ma è troppo. È una top 11. Top 11 vuol dire migliori 11 per questa giornata. Detto questo, quindi vi dicevo, mi metto anche due alternative per reparto, anche qualcosa in più, in modo tale che se non riuscite a fare questa top 11 con i crediti, avete anche altre alternative. Detto questo, ragazzi, vi ricordo che in descrizione trovate tutti i link dei video che sono usciti fino ad oggi, tra cui anche i video dei consigliati di ieri e dell'altro ieri. Oltre ai video tutti del Fantacalcio, come i talenti, come tanti altri video. Mi raccomando, ditemi nei commenti cosa ne pensate di questa top 11 e anche se vi piace questa alternativa con degli altri nomi. Vi ricordo di fare iscrizione al canale che è gratuita, basta cliccare qui giù e siete subito iscritti. L'ultimissima cosa, sono attivi gli abbonamenti, da 2,99 vi permette di partecipare già alla costa Fantacalcio. Ho aggiunto a tutti i premi che c'erano prima anche questa maglietta per i primi 10 che mi battono nella classifica generale e in più, se siete in più a battermi nella classifica generale, per tutti quelli che mi batteranno ci sarà un cappellino con logo e scritta Aregosta. Cominciamo subito con la nostra top 11. In porta, ragazzi, ci ho messo Meret. Napoli-Venezia, secondo me è una partita, non dico tranquilla, ma Venezia manca anche Aramu. Quindi ci ho messo Meret in porta nella nostra top 11. Non ho messo alternativa perché in porta, diciamo, Meret non è uno che strapagate. Passiamo alla fase difensiva. Ovviamente, ragazzi, Gosens lo devo mettere. Il toro dietro non sta messo neanche bene. La partita di Coppa Italia non è andata benissimo. L'Atalanta probabilmente già è in forma. Quindi Robin Gosens lo devo mettere. Ovviamente, come dicevo, poi vi dirò anche le alternative se volete spendere meno. L'altro difensore, secondo me, non può mancare è Theo Hernandez. Perché, ragazzi, soprattutto nelle prime due, in cui non ci dovrebbero essere Ibra e Kessié, potrebbe anche calciare i rigori. Sicuramente calcerà anche le punizioni. Quindi, come faccio a non mettere Theo Hernandez in una top 11? Ecco. Quindi, queste sono le motivazioni che. Pure se banali, ma mi spingono a doverli mettere per forza. Il terzo difensore che metto nella nostra top 11 è De Ligt. Qui ovviamente è un difensore forte, ma magari il migliore sarebbe stato Cuadrado. Però a Udine De Ligt mi piace, voglio provarlo e quindi lo metto nella nostra top 11. Lui è molto forte di testa, potrebbe timbrare magari su un corner, quindi mi piace questa possibilità e quindi mi gioco la carta a Matthijs de Ligt. Ragazzi, le alternative che ho voluto mettere ai vari, quindi Gosens, Hernandez e de Ligt, sono Di Lorenzo in Napoli-Venezia, quindi se avete meno crediti potete cercare di arrotondare con loro e Lazzari a Empoli possono fare bene, quindi Lazzari alla fine è uno di quelli che spinge tanto, così come Di Lorenzo. Nella Lazio probabilmente resterà bloccato Isai, quindi un Lazzari a tutta fascia onestamente non mi dispiace affatto. Quindi queste sono le alternative. Passiamo al reparto di centrocampo. Ragazzi, non potevo non mettere Piotr Zielinski. Come vi ho detto già tante volte, secondo me se lui inizia a capire che è un top non solo nel centrocampo al Fantacalcio o in Italia, ma potrebbe diventare secondo me un top europeo perché ha tutte le caratteristiche per fare strabene. Poi il Venezia, diciamo, non mi fa impazzire in fase difensiva, anche se in Coppa Italia, se non sbaglio, è finita 0-0, forse, o 1-1 sono dei rigori poi. Però ovviamente nel Napoli non. Contro il Napoli non è mai facile giocare, quindi un Zielinski dietro le punte, soprattutto con Osimhen che apre gli spazi, Insigne e Politano che potrebbero fare numerosi assist, Zielinski può segnare da fuori, può entrare dentro l'area con una bella incursione, uno
che potenzialmente può segnare in tanti modi, forse tranne il colpo di testa, Zielinski è completo. Passiamo al secondo nome, forse è un po' meno scontato, intanto secondo me lo sottovalutano perché è rimasto Ilicic ed è Miranchuk. Ragazzi, io lo metto Miranchuk perché nel reparto di centrocampo avere un attaccante con quelle qualità, secondo me è straordinario. E poi non lo pagate neanche tantissimo, su fantacalcio.it ad esempio. Se non erro costa 15 crediti. Quindi Miranchuk si può mettere. Anche perché non essendoci Zapata, l'Atalanta giocherà con una punta solamente, che è Muriel. Ilicic probabilmente è quello più sicuro del posto. E poi, siccome Malinowski viene da un problema di ernia inguinale, probabilmente potrebbe giocare Miranchuk dall'inizio. E quindi se gioca Miranchuk, ragazzi, io me lo rischio e anche molto molto volentieri. Uno che i gol li sa fare nello stretto, li sa fare di potenza, li sa fare di precisione. È uno, un giocatore molto importante. È uno che sa difendere palla, sa far salire la squadra. È un giocatore molto completo. Quindi Miranchuk mi piace un sacco. Andiamo al terzo nome. Questo è un altro che non so in quanti lo avrebbero messo in una top 11. Io ce lo metto perché a Cancelanoglu potrebbe anche calciare i rigori. Potrebbe calciare i rigori perché non c'è Lautaro. E quindi il secondo designato potrebbe essere anche Alexis Sanchez, ma anche lui non dovrebbe esserci. E quindi a quel punto metto Calhanoglu, oh, metti un bel rigore e te lo stampa. Poi alla fine è sempre un giocatore che sa produrre assist, sa produrre gioco, calcia se non erro anche qualche corner, calcia le punizioni. È un giocatore che può portare diversi bonus in tanti modi. Quindi un giocatore completo e io lo metto nella nostra top 11. L'ultimo centrocampista, andiamo a vedere. Ecco, qui ho messo il top. Ho messo il top. Ci ho messo Mkhitaryan. Ragazzi, non ho messo Chiesa per non metterlo troppe volte, perché magari a Udine non è proprio una partita semplicissima per la Juventus. E quindi mi rischio meglio Mkhitaryan. Non sono andato troppo sul banale, però ovviamente alcuni top li devo mettere, se no non faccio più una top 11, ma faccio una flop 11. Metto Mkhitaryan. Su Mkhitaryan si è detto tanto. In tanti hanno detto Mkhitaryan gioca sulla sinistra, non segnerà quanto l'anno scorso, non è più un top di reparto, bla 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 bla. Io Mkhitaryan in Roma e Fiorentina lo metto. Già ieri ha fatto per me una grande prestazione col Trabzonspor in Conference League. Io Mkhitaryan, se me lo lasciano al fantacalcio, me lo prendo e anche volentieri. Al netto dei problemi fisici, Mkhitaryan, secondo me, può essere dietro solo a Chiesa. Poi dietro c'è lui. Mkhitaryan, poi lo metto. La Fiorentina dietro ancora è molto in fase sperimentale, è andato via Vezzella. Ovviamente la Fiorentina è una squadra che mi piace per il suo allenatore e secondo me potrebbero riconfermare Milenkovic, ormai dovrebbe aver rinnovato, quindi se prendono un altro difensore la difesa alla fine non è male, però un Mkhitaryan, ragazzi, io lo metto perché è un giocatore top di reparto e Roma e Fiorentina non mi dispiace. Passiamo alle alternative low cost qualora non riusciate a prendere questi. Allora, sicuramente ragazzi ci ho messo Sensi. Su fantacalcio.it costa solo 7 crediti e se gioca in Inter Genoa può fare strabene. Di Sensi non andiamo a discutere le qualità fisiche, ma piuttosto l'integrità fisica, perché purtroppo da quando è arrivato all'Inter aveva cominciato alla grande e poi si è fatto male. È praticamente rientrato solo per spezzoni per poi rifarsi male. L'altra alternativa che ho messo molto low cost è Pereiro del Cagliari. È un giocatore che devo dire che sta crescendo il suo appeal fantacalcistico, perché in tante live mi state chiedendo. Alla fine lui è un giocatore che è stato 2 anni in Italia al Cagliari, però ha giocato poco per vari problemi fisici, per tante altre motivazioni, tante volte entrava da subentrato, però devo dire che senza l'arrivo di Nainggolan potrebbe avere il giusto spazio. E se gioca in Cagliari Spezia può fare anche lui bene. Quindi Sensi, Pereiro, le alternative. Passiamo ora al reparto d'attacco. Vi dico quindi sia i tre top, che io penso siano i migliori tre. Sicuramente Ronaldo
senza anche Lukaku, dovrebbe essere il capocannoniere designato del campionato. Poi non è mai facile perché con Allegri si fa un po' meno gioco offensivo forse rispetto a Pirlo, però sicuramente la Juve è la candidata a vincere lo scudetto. Ronaldo poi calcia tutto. Allegri ha detto che qualche punizione da vicino non la calcerà magari Ronaldo, però è un accentratore, uno che calcia sempre in porta, che vuole sempre segnare, quindi anche a Udine, che l'Udinese è una squadra molto, diciamo, rocciosa dietro, una squadra che si sa difendere, però la Juve ha una buona tradizione a Udine. Udine ha sempre, quasi sempre vinto la Juve. Quindi Ronaldo, primo nome. Il secondo, non so quanti di voi siano d'accordo, ma io, Luis Muriel, sicuro titolare in Torino Atalanta, me lo prendo e anche volentierissimo. Muriel, secondo me, è l'attaccante che se non avesse avuto problemi fisici, magari o era alla Juve o sarebbe stato in una grandissima squadra. È un giocatore dalle caratteristiche veramente fondamentali, impressionante, perché lui riesce in una frazione di secondo a liberarsi dall'avversario, crearsi lo spazio e poi è velocissimo nel calciare e fare gol. Ci sono alcuni gol che ancora in mente l'anno scorso, in cui veramente è fenomenale perché ha un tiro preciso, potente, calcia le punizioni, calcia i rigori. Si muove, ha una velocità di esecuzione pazzesca, si sa muovere, si sa smarcare. È un giocatore che a me non è che piace, ma entusiasma proprio. Quindi Torino-Atalanta, super consigliato Luis Muriel. L'ultimo nome che ho messo è un nome molto in hype. Ero indeciso tra mettere Ciro Immobile o Osimhen. Alla fine ho scelto Osimhen perché ha fatto un precampionato strepitoso. È un giocatore che sicuramente può fare bene, visto che giocheranno contro il Venezia, e quindi non potevo non metterlo nella mia top 11. È un giocatore che si sa smarcare, è velocissimo, magari non sarà ancora un bomber, perché negli anni ha fatto bene, ma mai magari tantissimi tantissimi gol. Però nella prima giornata io lo metterei. Ecco, se dovessi andare a vedere delle alternative low cost, quindi ovviamente non Ciro Immobile perché costa quanto quelli che vi ho elencato, di alcuni ancora di più, tipo Osimhen. Le alternative low cost sono, allora vediamo, Udinese Juve. Magari se rinunciate a Ronaldo, potreste andare su Paulo Dybala. È un giocatore che a me piace tantissimo. Non sono convinto che la Juve giochi col 4-2-3-1. Secondo me giocherà col 4-3-3 con Ronaldo largo a sinistra, Dybala centrale e Chiesa largo a destra. Poi potrebbero essere alternative come mezze ali, Kulusevski o Bernardeschi, che è stato provato a centrocampo, e devo dire che anche lì Allegri ci sta vedendo molto bene. L'alternativa, magari la seconda che puoi andare a prendere, è un giocatore secondo me fenomenale come Josip Ilicic. È vero che con la Juve Atalanta hanno perso, però Ilicic era al centro dell'azione, Ilicic riceveva sempre palla e ha fatto tantissime scelte giuste. A me è piaciuto Josip Ilicic e vi dico, lo metterei come alternativa low cost. Lo metto come alternativa low cost perché è un giocatore che può farvi gol, può farvi assist. Tranne di testa, è un giocatore che può fare gol davvero in tutti i modi. Sa calciare punizioni, sa fare gioco e quindi magari anche se non segna, anche se non porta l'assist, magari prende 6 e mezzo 7. Quindi come alternativa Ilicic è stra consigliato. L'ultimo nome, in attacco me ne porto tre perché è un giocatore che a me piace tantissimo e in tanti devo dire che ora si stanno ricredendo perché io da appena è arrivato Olivier Giroud vi ho detto questo. Ragazzi, se prendete Ibra prendete anche Giroud, però se prendete Giroud potete anche non prendere Ibra. Cosa voglio dire? Che se ha Ibra mi prendo Giroud perché nel momento in cui Ibra si fa male almeno è l'alternativa ed è anche un'alternativa forte. Mentre se prendo Giroud, secondo me mi può fare anche 20-25 presenze da titolare, 25 presenze anche diciamo totali, non da titolare, magari ne so, 15 da titolare, 10 da subentrante, e poi ho un attaccante che questo quando gioca fa benissimo. E non è solo un bomber come tanti altri, ma lui gioca anche per la squadra. Non so chi se lo ricorda, quando la Francia ha vinto, Olivier Giroud senza fare manco mezzo gol era fondamentale, non usciva mai dal campo perché giocava bene, faceva giocare bene la Francia e lui
rimaneva in campo. E secondo me potrebbe fare così anche col Milan, un giocatore veramente completo, anche sottovalutato d'altronde, perché magari arriva dal Milan come sostituto di Zlatan, però già è titolare perché Ibrahimovic avrà problemi fisici purtroppo anche quest'anno perché ormai ha una certa età e quindi Olivier Giroud super consigliato in questa giornata, ma anche in generale per il fantacalcio. Con questo è tutto ragazzi, spolliciate su questo video, mi raccomando, perché se questo video arriva almeno a 200-250 like, lo riproporrò anche la prossima settimana. Vi ricordo che oggi farò, penso, due live, una di pomeriggio, ora non lo so se è verso le 15, tra poco poi la programmo, appena avrò un po' più di certezze, e una la voglio portare stasera, magari. Vediamo se riesco a portarla per le 9:30 o le 22. Non troppo presto perché ora che c'è Antonio è un po' più complicato, però faremo una live importante. Detto questo, ragazzi, l'ultima cosa: iscrivetevi al canale, è fondamentale per me, ma anche per voi, ragazzi. Nelle live in cui la sera potete venire a farmi tutte le domande che volete, però dovete essere iscritti perché altrimenti non vi fa scrivere. Con questo è veramente tutto. Ciao, ragazzi.